Dopo una rapida consultazione, il gruppo si divide. Kate andrà verso nord, Cutter andrà verso ovest e infine Mark andrà verso est. Mark si protegge il viso con un fazzoletto di cotone e si chiude per bene il giubbotto di pelle prima di affrontare la violenta tempesta. La visibilità è praticamente nulla e Mark dovrà fare affidamento al suo senso dell'orientamento e al suo udito per riuscire a individuare la posizione della bambina. Maria! Maria! Mark urla più volte il nome della piccola, sperando in una sua risposta, ma tutti i suoi tentativi sono vanificati dalla furia del vento. Con molta fatica riesce a raggiungere i cortili della scuola e ad un certo punto Mark vede un buco nel recinto. In un breve periodo di calma, distingue poco lontano la parete posteriore di un fatiscente negozietto di dolciumi. Ormai le speranze stanno per abbandonarlo, ma urla ancora una volta il nome della bambina. Maria! Aiuto, sono qui! Risponde una flebile vocina. Non avere paura, Maria! Sono io, Mark! Mark apre la porta del negozio ed entra, aspettandosi di vedere la bimba che gli corre incontro. Ma il benvenuto non è esattamente come se lo immaginava. Due uomini barbuti, vestiti di stracci puzzolenti, escono dalla penombra impugnando delle mazze di legno. «Ciao, Mark! Sei venuto a salvarmi!» Poi i vagabondi di Abilene avanzano verso di lui. Senza il minimo preavviso, uno dei vagabondi alza la mazza e cerca di colpire Mark. Mark si abbassa fulmineo per evitare il colpo e sferra un pugno sul fianco del primo vagabondo. Nel frattempo, l'altro cerca di sferrare dei pugni al viso di Mark. Uno lo colpisce al mento, ma schiva il secondo e risponde con un calcio nello stomaco. Nel frattempo, il primo vagabondo, ripresosi dal pugno, sferra un colpo di mazza alla schiena di Mark, quale cade in ginocchio, ma usando la sua astuzia si avvinghia le gambe dell'avversario e le stringe tirandole a sé per buttarlo giù. Intanto il secondo vagabondo arriva alle spalle di Mark e gli sferra un calcio all'altezza delle scapole. Mark rovina a terra e si trova faccia a faccia con il primo vagabondo. Uno sguardo e le sue mani vanno a cercare la mazza, ma il primo vagabondo non molla la presa, fino a quando Mark, con le mani salde sulla mazza, la strattona, in modo da far colpire le mani del primo vagabondo al pavimento. A quel punto il vagabondo molla l'arma e Mark la utilizza subito per dare un colpo alle gambe del secondo vagabondo, il quale cade con un ginocchio a terra. Mark si rialza in piedi e sferra un colpo micidiale al collo del secondo vagabondo. Dal rumore, Mark intuisce che l'osso del collo deve essersi rotto. Un istante dopo, Mark si sente avvolto fra le braccia del primo vagabondo, che lo tiene stretto da dietro. La pressione è fortissima,
e Mark è costretto a far cadere la mazza. Il vagabondo strattona Mark a destra e a sinistra, con lo scopo di fargli sbattere la testa al muro. Appena l'occasione si fa propizia, Mark riesce a mettere i piedi contro il muro e, spingendo per fare forza, si dà uno slancio all'indietro, facendo cadere il vagabondo con la schiena a terra e Mark sopra di lui. Il vagabondo però non molla la presa e a Mark non resta altro che sferrare dei colpi di testa all'indietro. I colpi fanno male anche Mark, ma lui non la smette, fino a quando non capisce di aver rotto il naso al suo nemico, che a quel punto molla la presa. Mark si gira e guarda il suo avversario. È una maschera di sangue e sta borbottando qualcosa. Il ragazzo non perde un attimo. Raccoglie la mazza e con tutte le sue forze la fa cadere più volte sulla faccia dell'avversario. Ansimante e stremato, Mark guarda i suoi due avversari morti. Vorrebbe rovistare nelle loro tasche, ma l'odore nauseante di quei corpi sporchi gli fa cambiare idea. Tuttavia, decide di tenersi la mazza. All'interno del negozio, Mark non trova traccia della piccola Maria e sta già per andarsene a cercare altrove, quando il ricetrasmettitore inizia a emettere un forte fruscio. Qui è Kate. Mi ricevi, Mark? Passo. Qui, Mark. Ti ricevo, Kate. Passo. Ho trovato Maria. Ripeto, ho trovato Maria e sta bene. Mi dirigo verso il gruppo. Passo e chiudo. Notizia fantastica, Kate. Vi raggiungo. Passo. Mark sintonizza l'apparecchio sulla frequenza dello zio Jonas. Mark a zio Jonas. Missione compiuta. Ci dirigiamo verso la base. Mark arriva alla base assieme alla giovane Kate. Juan e Rosita Rodriguez non smettono di ringraziare Kate per quanto ha fatto per la loro figlia. E tutti, Mark compreso, sono fieri della giovane e coraggiosa Kate. Quando gli entusiasmi si sono calmati, Cutter si avvicina. Mark, dovremo andare in cerca di provviste. Questo è il maledettissimo Norter. Credo proprio che ci inchioderà qui per un paio di giorni finché non smette. Spero proprio di no! Risponde Mark cercando di alzare il chiavistello sul pavimento che chiude la botola interna del bagagliaio. Dà un'occhiata qui, Cutter! Un odore nauseabondo riempie l'intera corriera, il tipico odore del cibo marcio. Maledizione! Questa non ci voleva! Esclama Cutter mentre controlla i pacchi rigonfi d'aria. Il calore li ha fatti fermentare. Adesso sì che ce la vedremo brutta. La notizia viene accolta dal gruppo con muta incredulità. Riescono a salvare ben poco e dividono fraternamente il cibo. Poco meno di una razione giornaliera per persona. Se non riusciamo a trovare del cibo, quando arriveremo a Big Spring avremo una linea invidiabile. Borbotta zia Betty Ann mentre distribuisce gli ultimi pezzi di pane vecchio. Almeno abbiamo acqua a sufficienza. Possiamo vivere 3 settimane senza cibo. Ma nel giro di 3 giorni... tireremo le cuoia senza acqua, ribatte Pop Ewell. Alcuni membri del gruppo decidono di risparmiarsi la razione. Mark invece decide di mangiarsela subito, prima di mettersi a dormire. Mark si risveglia 10 ore più tardi, in un'aula illuminata dai raggi del sole. Durante la notte la tempesta si è calmata ed è ritornato il sereno. Questo vuol dire che la temperatura riprenderà a salire. Per la miseria, già 35 gradi! Mormora Cutter osservando un vecchio termometro appeso alla parete. Oggi potremo mangiare uova fritte sul cofano della corriera. Se solo avessimo le uova. Fervono i preparativi per la partenza. Mark toglie la sabbia che si è depositata sulla Spider e controlla anche la pulizia del vano motore e, in genere, delle parti meccaniche. Contemporaneamente Cutter sta revisionando la corriera e lo zio Jonas l'autocisterna. Gli altri, guidati dalla giovane Kate, stanno perlustrando la scuola alla ricerca di qualsiasi oggetto che possa risultare utile. A mezzogiorno il convoglio è pronto. Il gruppo riprende l'autostrada 20 e lentamente si allontana dalle rovine di Abilene, diretti verso ovest. È passata quasi un'ora. E Mark all'orizzonte vede la sagoma di un ponte.
Mentre si avvicina, nota un bagliore intermittente che proviene proprio dal centro della strada, ma non riesce a capire di che cosa si tratta. Solo quando si trova a un centinaio di metri di distanza, Mark capisce che è il mirino telescopico di un fucile, puntato esattamente contro di lui. Mark sterza violentemente verso sinistra nel disperato tentativo di ingannare la mira del cecchino. Alcune frazioni di secondo più tardi, Mark sente il sibilo del proiettile che rimbalza contro il bordo del parabrezza. Minuscoli frammenti della pallottola lo feriscono al collo e alla spalla, ma il dolore improvviso non gli fa perdere il controllo del veicolo. Recupera subito la concentrazione e fa un cenno agli altri di accelerare. Quando il misterioso tiratore ha ricaricato di nuovo l'arma, Mark e il convoglio sono ormai lontani, avvolti in una nuvola di polvere. Solamente dopo aver raggiunto la cittadina di Trent, a circa 7 miglia dal ponte, Mark si sente sicuro e fa rallentare l'intero convoglio. L'improvvisa imboscata e il caldo insopportabile lo hanno spossato ed è completamente madido di sudore. Il gruppo sta attraversando una città fatta di case e negozi distrutti, quasi bruciati da un sole implacabile. Tutto sembra tranquillo, ma con la coda dell'occhio Mark intravede qualcosa che non è affatto rassicurante. A meno di un miglio verso nord, parallela all'autostrada, una minuscola nuvola di polvere sta attraversando la pianura e si dirige verso il convoglio. Dopo alcuni minuti, Mark comincia a sentire il rumore di due moto. Sono due banditi che adesso hanno imboccato l'autostrada ad una velocità spaventosa e si sono accostati alla Spider, uno per lato, facendo delle impennate per dimostrare la loro bravura. Mark riesce a vedere il simbolo dipinto sui loro serbatoi. È una testa di leone con le zanne scoperte, il simbolo della banda dei Lions di Detroit. Il bandito alla destra di Mark urla qualcosa, ma il rumore dei motori e del vento gli impedisce di capire cosa sta dicendo. Gli sembra però che sia accaduto qualcosa dentro la macchina, e quando si gira a guardare, rimane impietrito dal terrore. Sul sedile del passeggero accanto a Mark c'è una granata esplosiva. Mark, con lo stomaco contratto dalla paura, riesce a controllare le sue reazioni ed afferra la granata con mano sicura. La getta fuori dal finestrino e accelera bruscamente. Dopo alcuni secondi, sente una violenta esplosione. E nello specchietto retrovisore vede il motociclista alla sua sinistra sparire in una vampata di fuoco. La granata gli è scoppiata proprio sotto il serbatoio della moto. Cutter sta suonando il clacson all'impazzata per avvertire Mark che l'altro bandito si sta avvicinando alla sua destra. Dopo alcuni secondi, infatti, si avvicina al finestrino, sfila un mitra da sotto il sellino, lo carica e attacca a sparare. Grazie alla sua velocità reattiva, Mark riesce a schivare la raffica sparata dal bandito, ma alcune pallottole perforano la fiancata. In preda ad una rabbia folle, il bandito getta contro Mark l'arma scarica, ma anche questa volta non riesce a colpire il bersaglio. Nello specchietto retrovisore, Mark vede che il bandito lo sta inseguendo da vicino, mentre il resto del convoglio non riesce a raggiungerlo. Il bandito infila la mano sotto il giubbotto di pelle ed estrae una granata. Lentamente stacca la sicura con i denti e si prepara a lanciarla contro la Spider. Mark deve subito escogitare qualcosa. Preme di colpo il pedale del freno, cercando di mantenere il controllo dell'auto nonostante la brusca frenata. E un attimo dopo, Mark sente un violento urto contro la parte posteriore della macchina, mentre il corpo del bandito sorvola il parabrezza e finisce sull'asfalto qualche metro più avanti. Uno scoppio soffocato ed un sottile pennacchio di fumo sono la sentenza di morte per un altro membro dei Lions di Detroit. Mark ferma la macchina sul bordo della strada per controllare i danni e per permettere al resto del convoglio di raggiungerlo. Fortunatamente il motore, il serbatoio, il cambio e gli pneumatici sono ancora intatti, ma il bagaglio e il paraurti sono danneggiati. E ciò gli fa capire che ha bisogno di una maggiore protezione. Quando avrò un po' di tempo libero, dovrò assolutamente chiedere a Cutter di aiutarmi a rinforzare la carrozzeria. Dopo alcuni minuti arrivano gli altri due veicoli. I membri del gruppo sono felici di vedere Mark sano e salvo, dopo aver visto i resti fumanti degli avversari sconfitti. Sicuramente sono banditi dei Lions di Detroit, e probabilmente stanno esplorando la zona. Ho il sospetto che il resto della banda non sia più distante di una trentina di miglia. Benissimo. Così,
Quei due con cui hai avuto il piacere di scambiare quattro chiacchiere non riferiranno a Mad Dog né a nessun altro dove ci troviamo. Forse è così. Però non possiamo permetterci di rimanere fermi in questo posto per troppo tempo. Dobbiamo arrivare a Big Spring prima di quel branco di malviventi, ribatte zio Jonas. Il gruppo si rimette in viaggio e la città successiva che incontrano lungo l'autostrada è Sweetwater. La maggior parte degli edifici sono in buono stato, anche se la violenta tempesta di ieri ha distrutto gran parte dei tetti. Per le vie deserte della città girano alcuni coyote famelici alla disperata ricerca di cibo. Con un cenno, Cutter ferma l'intero convoglio. Il motore è surriscaldato e deve assolutamente avere il tempo di raffreddarsi, nonostante la minaccia incombente dei Lions. Gli altri membri del gruppo colgono l'occasione per setacciare la cittadina alla ricerca di cibo. «Secondo te quello cos'è, Mark?» chiede lo zio Jonas. Comodamente appoggiato al volante dell'autocisterna, indicando una striscia di luce all'orizzonte, Mark si siede accanto a lui e aguzza lo sguardo. E zio e nipote realizzano che si tratta del sole che si riflette sulla superficie di un piccolo lago. Acqua! Non è un'occasione che possono lasciarsi sfuggire. Le scorte d'acqua ormai si stanno esaurendo. Zio Jonas aiuta Mark a caricare in macchina alcuni contenitori di plastica e Kate si offre volontaria per accompagnare Mark. Vengo con te, Mark. In due impiegheremo meno tempo a caricare l'acqua. Dopo aver controllato quanto gli serve per il rifornimento, Mark e Kate salgono a bordo e partono diretti verso il lago. Il lago occupa il centro di una grande depressione. Mark si ferma sul bordo roccioso e rimane a guardare la distesa d'acqua tranquilla che si estende sotto i suoi occhi. Guarda che bel panorama, Mark! Ci sono dei cespugli rigogliosi! Questo significa che perlomeno l'acqua non è contaminata! La discesa che conduce al lago è coperta da uno strato insidioso di argilla friabile. Kate, rimani vicino all'auto mentre scendo da solo a fare il rifornimento d'acqua. Tu mi potrai lanciare i contenitori di plastica vuoti e aiutarmi a recuperarli. L'idea di Mark non sembra avere molto successo. Sono secoli che non faccio un vero bagno nell'acqua. Se credi che io rimanga qui a guardarti mentre tu vai a sguazzare come un papero, ti sbagli di grosso. È chiaro, furbastro? Così dicendo, Kate afferra due dei contenitori di plastica e inizia a scendere il pendio. La reazione di Kate ha lasciato Mark a bocca aperta. Ma improvvisamente un urlo straziante scuote i suoi pensieri. Mark guarda oltre il bordo del pendio e vede Kate ruzzolare verso il lago e sparire rumorosamente in acqua. Dopo alcuni secondi riemerge, dimenando le braccia. Aiuto! Aiuto, Mark! Non so nuotare! Mark lascia cadere i contenitori e si lancia giù per la discesa, nel disperato tentativo di salvare la sua amica. Appena raggiunge la sponda, sfrutta la velocità della rincorsa e si tuffa in acqua, raggiungendo Kate in poche bracciate. La povera ragazza, in preda al panico, si sta agitando disperatamente e Mark deve fare non poca fatica per riuscire a trascinarla a riva. Poi, completamente esausti, i ragazzi si distendono uno accanto all'altra sulla sponda del lago. «Non hai dovuto aspettare molto per fare un bel bagno!» esclama Mark, accarezzandole dolcemente i lunghi capelli biondi, grondanti d'acqua. «È la seconda volta che mi salvi la vita. Sta diventando un'abitudine.» Lei sorride guardandolo fisso negli occhi, mentre con un gesto tenero si bacia la punta delle dita e le appoggia sulla guancia di lui. Mark si sente improvvisamente attratto da lei e la stringe in un abbraccio appassionato. Ma questo stato di dolce abbandono viene improvvisamente interrotto dal crepitio di un'arma da fuoco. «Ma cosa?» urla Mark mentre i proiettili fischiano intorno a loro, sollevando spruzzi di acqua e fango. «Banditi!» esclama Kate, indicando l'altra sponda del lago. Mark intravede due uomini con in pugno le loro armi micidiali. Afferra la sua compagna per un braccio e si mette a correre verso un ammasso di rocce coperte da una bassa vegetazione ad una ventina di metri. Ai ragazzi sembra di udire la risata sarcastica dei suoi amici, mentre alzano il loro mitra e si preparano a sparare di nuovo. Kate si acquatta dietro a un masso
E Mark sta per raggiungerla quando una nuvola di polvere si alza proprio davanti a lui e un violento dolore gli paralizza il polpaccio destro. Mark è stato ferito. Stringendo i denti riesce a percorrere gli ultimi metri zoppicando. E quando si siede accanto alla sua compagna, un'altra raffica sibila pochi centimetri dalla sua testa. La paura tiene lontano il dolore. Mark deve assolutamente trovare una via d'uscita da questa situazione disperata. Con estrema cautela alza la testa e guarda tra il fogliame. Uno dei banditi sta cercando di prenderli alle spalle facendo il giro del lago, mentre il suo compagno rimane fermo per coprirgli le spalle. E la paura di Mark si trasforma ben presto in rabbia impotente quando capisce che si stanno dirigendo verso la sua Spider. Mark segue con gli occhi il bandito, mentre afferra la sua carabina. Adesso si trova non più di un centinaio di metri dalla Spider e sta avanzando rapidamente. Lentamente, cercando di fare meno rumore possibile, Mark infila la canna della carabina tra le foglie e aggiusta la mira. Appoggia il calcio contro la guancia e trattiene il respiro per mirare con maggiore precisione. E dopo alcuni secondi, preme il grilletto. A questa distanza la pallottola lo colpisce con una precisione agghiacciante e lo uccide all'istante, scaraventandolo a terra. Il suo compagno inizia a sparare all'impazzata, ma colpisce le rocce che riparano Mark, polverizzandole. Finalmente la sparatoria cessa e Mark alza lo sguardo per sbirciare attraverso la siepe. Il ragazzo si aspetta che il nemico stia ricaricando l'arma, ma Mark sgrana gli occhi incredulo. Il bandito getta via il caricatore e inizia a fuggire. Sicuramente ha finito le munizioni e ha deciso di allontanarsi il più velocemente possibile prima che Mark abbia la possibilità di rispondere al fuoco. Quando Mark è sicuro che la costa è libera da ogni pericolo, si rialza con cautela e va ad aiutare Kate. Come va, Kate? Sei ancora intera? Sì, sto bene. Il rombo lontano di un motore assicura i due che sono riusciti a sventare l'imboscata. Iniziano a risalire il pendio e vanno a controllare il cadavere del bandito. Mark rovista nelle tasche del morto e vuota lo zaino di cuoio che portava in spalla. Tra i molti oggetti che trova, ce ne sono molti che potrebbero rivelarsi utilissimi. Ma poi Mark decide solo di prendere una pistola, un mitra, una borraccia con 3 razioni di acqua, analgesici, antibiotici e medicazioni per 5 unità di pronto soccorso, un accendino, una granata, una bussola, un lingotto d'oro. Quando improvvisamente sente la voce di Kate che lo chiama. Vieni a vedere, Mark! La sua amica gli sta indicando il serbatoio della moto. Sopra c'è dipinto lo stesso leone che c'era sulle moto dei 2 esploratori con cui Mark si è battuto sull'autostrada. Ma ancora più interessante è ciò che Kate ha trovato sotto la sella della moto. Kate sta guardando attentamente un fagotto che ha sfilato da sotto il sellino. È grande come una scarpa ed è ricoperto da una pellicola di plastica nera. Su un fianco Mark vede attaccato un timer ed una chiavetta. Perfetto! Adesso abbiamo anche un bel petardo per fare i fuochi d'artificio! Esclama Kate porgendo a Mark il fagotto. Cos'è? Un paio di chili di esplosivo militare Zevatec. E ne abbiamo a sufficienza per fare un buco grande come questo lago. Alla faccia del petardo! Non preoccuparti, non è rischioso maneggiarlo. Gli assicura togliendo il fagotto dalle sue mani tremanti. Ho visto usare questa roba dai Lions in Oklahoma. È inoffensivo come l'argilla bagnata. Solo quando lo inneschi e attivi il timer, allora boom! Penso che mi terrò questo gingillo. Non si sa mai, potrebbe sempre servire. Kate infila l'esplosivo nel suo zaino mentre si incammina verso il lago. Forza, Mark, facciamo in fretta. Perché quando quell'esploratore tornerà dai Lions, a Mad Dog scotterà la terra sotto i piedi. I ragazzi riempiono i contenitori e ritornano alla base precipitosamente. Quando Mark racconta a zio Jonas gli avvenimenti delle ultime ore, fa montare tutti in corriera e il gruppo riprende senza indugio il viaggio verso Big Spring. Mentre viaggiano lungo l'autostrada desolata, Mark continua a guardare in giro e sta allerta. Una nuvola di polvere all'orizzonte significherebbe sicuramente l'arrivo della banda dei Lions. Mark è l'avanguardia del convoglio e quindi deve osservare attentamente il territorio circostante per prevenire possibili pericoli. Tuttavia, nonostante la concentrazione che il suo compito richiede, Mark non riesce a togliersi dalla testa l'immagine della graziosa Kate. È la seconda volta che mi salvi la vita.
Sta diventando un'abitudine. Un'ora più tardi il gruppo arriva in prossimità di Colorado City e di colpo i sogni di Mark ad occhi aperti vengono interrotti da una serie di problemi che si profilano all'orizzonte. Il ponte che attraversa il fiume Colorado è notevolmente danneggiato. Uno squarcio di oltre 2 metri impedisce al gruppo di passare dall'altra parte. Mark fa fermare il convoglio e Cutter scende per dare un'occhiata. Dopo un attento esame ritorna per riferire che in fondo il ponte non è in condizioni disastrose. Ci vorranno però almeno 3 ore, forse 4, per costruire una piattaforma abbastanza resistente da sostenere il peso dell'autocisterna. Dopo molte discussioni si decide che Mark vada in esplorazione, alla ricerca di un altro luogo dove sia possibile attraversare il fiume, mentre il resto del gruppo comincerà la costruzione della piattaforma. Se la ricerca di Mark dovesse risultare infruttuosa, avranno comunque un'altra possibilità di attraversare il fiume. Ora tocca a te decidere il destino di Mark Phoenix. Il nostro giovane protagonista andrà in esplorazione, ma quale sarà la direzione che prenderà? Nord o sud? Prendi la tua decisione e scrivila in un commento sotto al video. La scelta più votata verrà raccontata nel prossimo episodio di Guerrieri della Strada!